Ora calcoliamo la massima velocità del carrello, che è la velocità nel punto B. La ricavo dall'energia cinetica in B. L'energia cinetica in B è 1,32 joule. La formula dell'energia cinetica, un mezzo mv alla seconda, ricavo Vb, due volte l'energia cinetica in B diviso m sotto radice, sostituisco i valori, quindi due volte 1,32 joule diviso 2 kg, e il risultato è 1,15 metri al secondo. Questa è la velocità del carrello in B, la massima velocità che ha. Vediamo l'unità di misura che effettivamente torna a metri al secondo. Infatti abbiamo joule su chilo sotto radice, al posto di joule newton per metro, al posto di newton chilometro secondo quadrato. Poi metro e chilo li ricopio. Chilogrammi si semplifica, metro 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 quadrato, secondo quadrato, sotto radice, metri secondi. Ora calcoliamo la costante elastica della molla. Questa la ricavo dall'energia elastica della molla in A, 1,98 joule. Infatti so che la formula dell'energia elastica è un mezzo K per l'allungamento o l'accorciamento al quadrato. Formula inversa per trovare la costante elastica, due volte l'energia elastica diviso l'allungamento, in questo caso l'accorciamento al quadrato. Quindi due volte 1,98 joule, l'accorciamento è stato di 5 cm. Il calcolo porta a 1584. Al posto di joule, newton per metro, sotto metro quadrato, si semplifica un metro, quindi newton su metro. Se voglio passare a newton al centimetro, devo dividere il valore per 100. Infatti, se la molla fa una forza elastica di 1584 newton quando viene allungata o accorciata di un metro, se invece viene allungata o accorciata soltanto di un centimetro, cioè 100 volte di meno, farà una forza 100 volte meno intensa. Approssimiamo con 15,8 newton al centimetro, questa è la costante elastica della molla.